Continua la serie positiva del Tolentino che porta a 14 le gare consecutive, 11 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 14 gare. Tutto il girone di ritorno con la striscia positiva della formazione Cremisi. Ma 1-0 il risultato finale nella trasferta di Camerano. Una partita tutto sommato che la formazione Cremisi ha ben gestito, anche se di fronte trovava una formazione, quella allenata da mister Luca Montenovo, che doveva però a tutti i costi cercare di portare a casa punti preziosi per il proseguo del campionato. Il primo tempo si apre con il Tolentino con una conclusione al nono, dove praticamente Minozzi prova la conclusione direttamente su calcio di punizione. Questa volta però la traversa gela la gioia dell'attaccante Cremisi. Al 14esimo lancio di Domenico Antonio per Minozzi, che però arriva in ritardo nell'impatto con il pallone. Al 37esimo c'è la staffilata di Lapi, che viene però murata da Borghetti, che fa finire il pallone in angolo. Al 41esimo invece la rete, che propende poi a portare il risultato in vantaggio della formazione del Tolentino, uno scambio tra di Domenico Antonio e Cicconetti, con quest'ultimo che prova una semirovesciata e riesce con una giocata di Platino a mettere il pallone nel sacco per l'1-0 in favore del Tolentino. Nel secondo tempo il Tolentino controlla, nei primi 24 minuti non abbiamo annotato nessuna azione. Al 24esimo una conclusione di Moretti, che è stata deviata direttamente da Rossi in fallo laterale. Poi al 31esimo, dopo il quarto angolo, butta tra per Borghetti, che però manca l'ingaggio. Poi al 35esimo una punizione Cremisi di Minozzi, che mette al centro, strano però arriva in ritardo. Poi al 38esimo l'ultima opportunità, quinto angolo del Tolentino, batte Minozzi, testa di Diriaca con il pallone che finisce sul fondo. Buona quindi la gara del Tolentino, che mantiene più che mani nelle proprie mani il possesso della classifica del girone di eccellenza, portando a casa altri 3 punti e salendo a quota 66 in classifica. Mister, ancora una vittoria 1-0 e la striscia positiva del Tolentino sale a quota 14, 11 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 14 di campionato. Sì, bel trend positivo, abbiamo dato una bella sterzata al girone di ritorno. Oggi abbiamo vinto una partita difficilissima, onore a loro che sono una buona squadra, sicuramente non meritano questa classifica perché questo è un campo difficile, una buona squadra. Qui ci hanno lasciato pendere Porto San del Pidio e Fabriano, e noi in questo momento abbiamo dimostrato di essere superiori a loro. Però dobbiamo chiudere questa partita, però onore e merito a loro che sono una buona squadra. E va bene così, partita difficilissima, sporca, l'abbiamo vinta credo bene. Auguro al Camerano di salvarsi. Tra Camerano e Tolentino partite sempre tirate, e anche oggi stessa cosa, mister. Sì, diciamo con un esito diverso, perché le ultime volte abbiamo comunque, mi sembra, fatto un paio di pareggi in casa. Uno 2 anni fa vincevamo 2-0, ci hanno recuperato 2 gol, sì, alla fine. Peccato oggi, perché secondo me c'è stato un gran bel Camerano. Siamo stati puniti per l'unico errore, tra l'altro, di una palla non gestita bene a metà campo. Siamo stati anche sfortunati perché la traversa alla fine con Edoardo Moretti, sempre il tiro il primo tempo, colpito, penso che la palla entrava comunque sul volto di un La conclusione difensore. Chiaro, quindi partita equilibrata contro la prima in classifica. Camerano l'ha affrontata bene, sono contento, faccio i complimenti ai ragazzi, però noi, chiaro, i complimenti. E a questo punto del campionato ci facciamo veramente poco, perché contano i punti.